solo qualche minuto giusto per introdurre l'appuntamento, l'open talk di stasera. Ecco, saluto tutti, allora benvenuti. È un piacere, insomma, vedervi sempre numerosi queste serate. Stasera abbiamo, come sicuramente avete già letto, la nostra panoramica, nonché anche un piccolo workshop su la nuova versione, la 1.0, il nostro solo nonché Faber dell'MK Lab di Pottogruaro, nonché il nostro docente già di corsi, in corso Inkscape già nel passato e quasi docente di Blender. Abbiamo tentato di far partire un corso Blender, ma non è andata, non abbiamo raggiunto il numero necessario. Magari ci riproveremo in futuro, ma insomma, dai. Intanto siamo stati contenti di aver fatto già un Eravamo primo arrivati corso. vicini, dai. Intanto siamo stati contenti, insomma, di aver fatto un primo corso Inkscape che è andato molto bene, ha visto una partecipazione numerosa e adesso vediamo anche con questa serata di mettere giù magari qualche indicazione. Ve lo dico già all'inizio, dopo lo ripeterò verso la fine in chat. Potete, oltre alle domande che io ovviamente leggerò e terrò da parte per il docente nel momento opportuno, potete scrivere se siete interessati ad un corso che non avete già frequentato, chi non ha già frequentato il corso precedente, se siete interessati a un corso e attualmente le modalità in cui li proporremo, siccome non si è sbloccata la nostra sede, sarà sempre online, almeno prima dell'estate, poi vediamo nel proseguo che cosa si riserva. Ma se siete interessati a un possibile corso online, quindi diciamo c'è anche il vantaggio di poter partecipare a distanza, ad avere le lezioni sicuramente registrate. Ecco, se al termine o durante, insomma, volete manifestare il vostro interesse, ecco, io raccoglierò tutte le varie adesioni e se ci sono dei numeri, se sono incoraggianti, mi farò carico di proporre ufficialmente, di vedere con Stefano se si riesce, insomma, sempre di fare un corso, appunto, vi dicevo, online in fascia serale. E quindi vi invito a usare la chat sia per questo che per tutte le domande che comunque cercheremo di raccogliere per non interrompere continuamente magari i docenti. Riusciamo a fare la sua presentazione, la panoramica iniziale e dopo un po' di dimostrazione. E in momenti opportuni cercheremo di interromperlo per appunto porgli le domande. Ecco, invito tutti, anche gli ultimi arrivati, se già non hanno il microfono disabilitato e le webcam sono automaticamente bloccate, appunto per diminuire il consumo di banda. Ecco, qualsiasi cosa, usate la chat oppure fate una chat privata cliccando l'utente e mandando un messaggio diretto. Ok? Detto questo, passo la parola allora a Stefano che può iniziare. Ok. Temporaneamente chiudo. Allora, io parto, ti ringrazio Giovanni come sempre perché sei sempre gentili con me. Parto subito con uno screenshot che spero un attimino mi faccia capire per quale motivo adesso cercherò un attimino di fare una lezione diversa dal solito. All'inizio ero partito con l'idea di dire ok, faccio una presentazione delle novità e poi in funzione della classe faccio una lezione più o meno base. Purtroppo mi sono accorto che molti di voi hanno già fatto il corso con me e molti altri invece non hanno mai partecipato a niente con Inkscape, ma comunque hanno già praticato molto Inkscape a casa. Molti dei nomi che vedo, anche se non hanno fatto il mio corso, li conosco di persona e so che ci hanno macinato sopra. Prima di tutto faccio una panoramica dandovi due link delle novità e dopo utilizzerò qualche esercizio più o meno semplice per cercare di agglomerare più novità possibili nell'esercizio e cercare di vederle insieme. Allora, this note, eccoci qua. Spero di poter utilizzare. Sì, ok, perfetto, funziona. Questo è il link con tutte le novità. Vediamo. Devo dire che rispetto al precedente l'hanno formattato molto meglio.
E partiamo dalla più grande novità, che secondo me tutti voi avete già scoperto, quella della possibilità di cambiare finalmente quel cavolo di template. Molto brutalmente, adesso ve lo porto alla pagina, se no ve lo faccio vedere al vivo io. Ok. Praticamente cosa è sempre successo in Inkscape? In Inkscape ci siamo trovati davanti a un'interfaccia grafica che era un pochettino... E apriamo anche l'altra. Edit preferences, ok. Ci siamo sempre trovati davanti a un'interfaccia che possiamo dire non era esattamente la più carina. Potevamo con due barbatrucchi riuscire a portarcela in colore scuro, però... molti squalificavano anche Inkscape per le icone retro. Io ammetto che, tolta questo intervento in cui utilizzerò il nero per renderlo più chiaro per voi, sono abbastanza fedele al colore bianco, però si può tranquillamente cambiare. Altra cosa molto bella, è stato reso un po' più semplice l'accesso alle icone. Sono sempre state abbastanza facili da accedere, ma adesso possiamo modificarci le icone a piacimento molto più velocemente. E se sviluppiamo il nostro plugin di turno, possiamo veramente buttarla dentro nella cartella e automaticamente Inkscape va a trovarsela. Noi adesso utilizzeremo, vediamo a vedere come sono strutturate le zone delle icone, diciamo nella cartella icone possiamo mettere le icone nuove, automaticamente vengono caricate. Se invece andiamo nelle estensioni o nelle palette, noi possiamo andare a caricarci le nostre palette grafiche o le nostre estensioni ancora più facilmente rispetto a prima. Prima dovevamo andare nelle sottocartelle oppure definire un'estensione con una cartella, estensione 1, e poi andare a inserirci dentro il nostro codice. Andiamo quindi a rimetterci i nostri colori per rendervi più chiara l'interfaccia. E finalmente, per chi aveva uno schermo 4K, hanno risolto il problema delle icone laterali. Chi ha fatto il corso con me si ricorda che dovevate strabuzzare gli occhi in quanto il 4K non era supportato. Mi ci sono abituato, tornerò ai 4K con le icone piccolissime per abitudine, però ottimo per le presentazioni dove si vedono meglio i tasti. Modifiche grandi. Le facciamo subito col primo esercizio. File, open recent, logo. Allora, presumo che voi riconosciate molto facilmente questo logo. È un logo di Python, qui abbiamo un'immagine rasterizzata e qui abbiamo il file vettoriale. Per fare questo logo tenderemo ad avere diverse sovrapposizioni. Tipicamente noi per andare a vedere come è fatto il tracciato andavamo in modalità visualizza tracciato e potevamo vedere il nostro tracciato. Quando i tracciati sono tanti o quando per esempio l'oggetto è sotto una forma che nasconde appieno il nostro tracciato, abbiamo due comandi. Qui possiamo accederci con View, Split View Mode, X-Ray Mode, o molto più semplicemente Ctrl 6 e Alt 6. Ctrl 6 ti permette di fare uno sliding di taglio, quindi con le freccette possiamo andare a definire come andare a tagliare, Ctrl 6 per disabilitarlo, o Alt 6 per avere, e questo lo suggerisco molto, molto comodo, una specie di lente di ingrandimento sulla forma, quindi possiamo vedere i colori e se andiamo sopra, selezionare e cancellare. Partirò quindi con la prima icona, più o meno da zero, e proveremo a rifarla. Troviamo di fronte, Alt 6, perfetto. Siamo di fronte alla classica forma rastremata di un cubo, quindi ho già creato le guide si creano trascinando da lato il righello. Ah, un'altra informazione, finalmente hanno messo lo zero nel posto giusto. Prima lo zero era sullo zero della pagina, adesso invece è nello zero effettivo dove viene salvato l'SVG. Quindi vado a crearmi subito questo bellissimo rettangolo e vedete che posso andare, come sempre, con gli slider a spostare e deformare la mia forma. Duplico e mi creo. Come duplicato, non è cambiato neanche lì dalla vecchia versione. Ctrl D
per duplicare, CTRL C per copiare e CTRL V per incollare. Soliti sistemi, comunque li possiamo vedere tutti in edit, abbiamo duplica con CTRL D, find and replace CTRL F e classici sistemi alla Windows, CTRL C, CTRL V, CTRL X. Ce n'è uno carino che molti, non utilizz- che molti pochi utilizzano, che invece è quello di copiare le dimensioni, ma lo vedremo dopo. Allora, andiamo a sistemare il nostro cubetto e anche qua comincia a essere importante lo strumento che vi ho fatto vedere prima, quindi CTRL 6, e possiamo vedere se, tolto lo spessore, i nostri rettangoli sono veramente a contatto. Quindi potremmo, nel vecchio Inkscape, disabilitare gli spessori e portarlo in battuta. Col nuovo, anche se gli spessori sono abilitati, io posso comunque portarli in battuta, se attivo gli snap giusti. Ok. In questo modo mi sono portato in battuta, però visivamente c'è ancora i miei spessori che mi interessavano. Sei disabilitati. Duplico la forma, CTRL D e ruoto nella porta centrale. Ruoto e porta centrale anche qua, e anche qua potrebbe essermi utile un CTRL 6 per vedere che sia centrata, quindi guida al centro e porto centrata la forma. CTRL 6 per disabilitare. Qua l'ho duplicato di troppo. Di mettere trasparente, giusto così potete vedere la forma, vedete, è praticamente lui, possiamo portarti anche al centro, ho sbagliato, e qua al centro, che ti ho sbagliato. Modifica rapida del raggio, che portiamo a 0, su entrambe le forme, duplico, e ruota. Fino a qua nulla di nuovo, se ci sono problemi, visto che ho portato vari comandi, per chi non li conosce, questo esercizio l'ho pubblicato già su WeTransfer che a metà lezione vi fornirò. Adesso posso andare a incollare, CTRL più oppure PAT, quindi posso fare le operazioni booleane canoniche più alcune particolari. In questo caso faccio un CTRL più per unire il mio tracciato in un'unica forma. Vediamo quindi il risultato sul tracciato. Vado a sottrarre i miei rettangolini in modo da avere le bocche del mio pitone. Posso andare, se volete, anche a ridurre un po' il colore, così vedete meglio. Adesso se mi trovo davanti a un'altra sfida. Fare la svasatura. Sì, la svasatura, il taglio centrale. Posso utilizzare un strumento a rettangolo per fare l'arco come lo preferisco. E qua un altro strumentino carino, per chi non se lo ricorda, perché ammetto che molti non se lo ricordano, se io ho fatto un arco particolare, con Shift posso andare a scalarlo, anche se poi li ho deformati, a scalarli, a rendere il raggio di nuovo uniforme. Vado quindi a renderlo uniforme molto al volo. Ok, dovete perdonarmi se non sarà perfetto, ma per fini di tempo ce lo faremo andare bene. E vi faccio un taglio dell'oggetto a metà. CTRL meno. Le regole booleane non sono cambiate in Inkscape, il superiore agisce sempre sull'inferiore, quindi in questo caso rifaccio l'operazione. Se avessi l'arancione e il blu, l'arancione vince sul blu. CTRL meno e ottengo il risultato. CTRL D per duplicare, specchio su entrambi gli assi e mi porto sopra. Facciamolo tipo anche qua, ci attiviamo gli snap. Ok. Adesso possiamo finalmente sfruttare la funzione di prima, sempre CTRL 6, CTRL K per unire, PAT, Combine, CTRL K, e andare ad agire sui nostri punti. Quindi cancellare i punti che non ci servono
non così, ma risolvere i punti che non ci servono sarebbe stata una cosa più sensata, quindi tac. E anche questi spariscono. Poi li potrò allineare velocemente. Come si possono allineare velocemente due oggetti? Allinea distribuisci, che possiamo trovare in object, allinea distribuisci, andiamo a allineare tutte le nostre geometrie. Ctrl F6 per disabilitare, vi mostro solo il risultato. Questo oggetto viene trasformato, vado a cancellare i tracciati che non mi interessano, e diventa la mia S fondamentalmente come la volevo. Ma a unire anche questo col più. Ok. Anche qui non è cambiato nulla rispetto al precedente, possiamo sempre aumentare lo spessore andando in Object, Fill and Stroke, aumentare lo spessore del tracciato. Però qua una cosa finalmente l'hanno messa. Prima dovevamo cambiare sempre col più o il meno. Ora possiamo utilizzare il CTRL e l'ALT che sono spesso utilizzati anche in altri programmi. Quindi con ALT e CTRL possiamo con ALT fare un passo lento e con CTRL fare passi molto veloci di passo 10. Quindi ALT passo 1, CTRL passo 10. Clic passo unitario di virgola 1. Scusate. Ottengo la forma come la volevo e vado quindi a spostarmi anche un po' i punticini sopra per evitare casini. Il tracciato è ancora modificabile a piacimento, in questo caso vedete posso fare modifiche minime per renderlo vicino alla realtà e posso trasformarlo adesso come sempre in oggetto. Vediamo la differenza. Alt F6. Disegnato l'oggetto path stroke to path e vediamo subito che vengono delineati i percorsi netti. Anche qui è molto comodo per riuscire a riallinearsi con l'estremità per evitare di avere dei bordini strani o qualcosa che non ci piace. Possiamo vederlo anche dall'altra parte. Sembra andare bene. Ctrl F6 lo tolgo. Sì, una volta che avete scoperto Ctrl F6 e Alt F6 li utilizzerete in modo massivo. La forma. Io prima ho creato un livello, i livelli sono fondamentalmente simili ad AutoCAD o altri programmi e sono delle strutture che ci permettono di nascondere o visualizzare delle forme. Come possiamo creare questi livelli? Con più aggiungere un nome del livello, selezionare dove andare a crearlo e aggiungerlo. Quando il livello è creato può essere visualizzato o bloccato. Vediamoci questo. Ctrl meno per avere la nostra forma. Ultima cosa che ci manca è un cerchio per definire l'occhio da una parte e dall'altra. Vogliamo specchiare la forma, anche qua si può fare. Metodo veloce e indolore potrebbe essere, togliti draw, perfetto, base lì. Tac, tac. Ok, perfetto. Duplicare il tutto, specchiarlo entrambe le volte e cancellare un oggetto che non ci piace per avere lo specchiamento. Se, come in questo caso, me ne sono appena accorto e me ne scuso, non è perfetto, è perché il centro dell'oggetto non è perfetto. Col prossimo esercizio vi garantisco riusciremo a capire molto di più. Mi è interessato partire subito in quarta per mostrare
che di fondo Inkscape non è cambiato dalle versioni precedenti. Chi ha utilizzato la vecchia versione e ha fatto il corso avrà visto che la procedura e come viene utilizzato Inkscape non è cambiato. Col prossimo esercizio partiremo per i nuovi, quelli che non hanno mai utilizzato Inkscape e lo vogliono utilizzare per un qualcosa di un po' più semplice, ma allo stesso tempo insomma, efficace. Un disegno tecnico basilare, se vogliamo. Allora, un attimo che leggo intanto le... Si riesce a dare un dimensionamento alle linee, tipo il dimensionamento di Fusion. Ok. Giovanni, ti ringrazio per la segnata, ma questo rispondo subito perché sono in grado di farlo. Allora, tu puoi dare un dimensionamento alla linea come oggetto. Quindi se io vado a cambiare questo oggetto, cambio la dimensione. Non è il parametrico di Fusion, di SolidWorks o compagnia. Ok? Vedremo nel prossimo esercizio lo strumento quadro intelligente e se posso essere utile o no. Ok, immagine. Vediamo che si apre nella pagina sbagliata, come è giusto che sia, doppio schermo, doppia possibilità. Allora, qua invece partiamo da zero. Non ho mai aperto Inkscape. L'unica roba che simulo di aver appena fatto, allora, quote sparisce. Opacity, ok. Ho appena copiato e incollato. Facciamo così proprio, copio, posto sul primo, faccio un file nuovo, ho appena copiato un incollato, un'immagine di qualsivoglia natura del mio nuovo appartamento. Non so che dimensione ha, devo quotarla e devo prendermi giusto due misure. So però che questo oggetto da qui a qui, questa porta, misura 1,70. È una misura assolutamente casuale, ma facciamo conto che ci vada bene. Io odio l'architettura, quindi se sbaglierò le misure, perdonatemi, non è il mio forte. Cosa vado a fare? Vado a disegnare un quadrato, gli do un colore acceso, un bel rosso, e gli do un riempimento a 100. Questo quadrato lo vado a dimensionare. Sto lavorando in millimetri, posso lavorare in pixel, centimetri, tengo millimetri, ma che vada poi moltiplico per 10 se voglio lavorare, faccio le moltiplicazioni se voglio dopo fare i calcoli. Consiglio di tenere millimetri, centimetri lo ritengo un po' eccessivo. Bene, in questo caso voglio fare 170, quindi faccio 17. Questa è la forma che voglio ottenere, il fattore di scala. Voglio scalare l'intera immagine e quindi voglio scalarla da un centro. Se clicco due volte sull'immagine, se clicco più volte sull'immagine, vedete che cambiano le freccette laterali. Allora, innanzitutto la prima freccetta è lo scala, la seconda è ruota e la terza è la nuova freccetta che si è aggiunta, che è la linea. La vedremo in seguito. La seconda freccia, quindi ruota, ci permette di dire da dove ruoto, da un centro. Se io vado a ruotare, vedete, ruoto sulla crocetta che c'è. Sì, Ivan Bortolino, so che sono di 90, ma ormai ho detto 170, quindi di 170 rimangono. Posso andare a trascinare il mio perno all'inizio del mio rettangolo, vedete che si può andare a agganciare abilitando gli snap corretti. Una volta che ho abilitato quelli, andando nel primo set di frecce, quindi quello di scala, posso andare a scalare dal centro. Ci sono due modalità di scala, mantenendo le proporzioni col control e dal centro tenendo premuto shift. Se le combino entrambe, posso andare a scalare fino a che il rosso non coincide con la dimensione che volevo. Bene, ora che cancello questa, posso andare a prendere delle quote. So che la mia piantina è in scala. Il problema è che la mia piantina, tra l'altro, non rientra neanche nel foglio, ma questo lo vedremo dopo. Voglio prendere delle quote. Quindi, strumento penna
e strumento quote sono quelli che posso utilizzare. Il vecchio strumento quote ha sempre funzionato benissimo, l'ho visto utilizzare molto poco, ma secondo me è molto comodo e veloce prendere le misure al volo. Strumento quota, punto, trascino, e vedo che ho la mia quota. Da qui posso salvarla, renderla guida o convertirla in oggetto. Se la converti in oggetto, questo diventa un oggetto selezionabile e dopo utilizzabile come più preferisco. Con doppio clic posso entrarci, cambiarci il colore, fare più quello che più voglio. Quello che voglio, scusate. Voglio invece utilizzare il nuovo strumento che offre Inkscape, cioè l'effetto quota. Strumento penna e disegno due linee. Facciamo tre. Ora queste tre linee, vediamo di rendere un po' più opaco il mio oggetto. Ok. Ho queste linee e voglio ottenere le quote di questi tre segmenti. Se vado su Path, Path Effect, clicco su più, vedo che ho vari effetti che ho a disposizione. Premessa, queste iconcine sono nuove, prima era una scroll bar. Noi possiamo vederle con varie visualizzazioni, ognuno può scegliere quello che vuole. Abbiamo anche quelle sperimentali, di queste non ne parlerò in quanto appunto sono ancora sperimentali, funzionano ma non sono ancora solite. Misura segmento. Misura segmento automaticamente ci crea le quote, però ce le crea un pochettino come vuole. Innanzitutto noi stiamo lavorando in metri, quindi dobbiamo cambiare, e qua possiamo cambiare il fattore di scala. Ok, quindi in questo caso arriviamo a 7 metri. Innanzitutto siamo in un ambiente in cui forse la tolleranza potrebbe essere diversa, quindi andiamo su opzioni e togliamo la precisione. Forse su questo disegno tecnico ci interessa mostrare, al posto che millimetri, metri. Quindi possiamo mettere qua metri e qua a riabbassare a 1. Quindi vediamo che abbiamo varie opzioni per a 0,1. Abbiamo varie opzioni per potercela gestire più o meno in autonomia. Vediamo adesso la parte un po' più dolente di questo strumento, dove, che è la gestione delle frecce. Con la posizione possiamo andare a gestire quanto si avvicinano e quanto si allontanano. Però abbiamo il problema delle barre laterali. Queste qua esisteranno sempre, possiamo portarle a meno 0, ma capiterà un caso in cui qualcosa rimane sempre. Lì è una questione, diciamo, ogni volta abbastanza artigianale, non è ancora supportato al 100% secondo me. Quello che possiamo cambiare è certamente il testo, quindi ridurre un po' il testo, rendere diciamo le quote esterne o interne, o fare qualche altro giochetto del genere. Vediamo però adesso un caso invece in cui esiste un problema e come si può risolvere, cioè un tipo di quota di questo così, dove noi certe quote le vogliamo e altre no. Affidiamoli subito al nostro parametro. Ok. Ora farò finta che la misura non ci interessi, quindi teniamo un valore generico. Ok. Adesso io ho intenzione di tenermi solo le quote 13 e 27. Come posso andare a fare? Vediamo che posso vedere il segmento, quindi l'indice del segmento di ogni singola quota. In questo caso il primo segmento è 0, poi 2, 3, 4. Bene, io voglio vedere solo il 4 e lo 0. Lo affido e inverto la selezione. Se invece volessi nascondere gli oggetti, ovviamente disabilito la selezione, in questo caso dico 2,3,4. E in questo caso 2,3 e basta. Chi è che ho perso? L'1. Sono partito dallo 0, giustamente. In questo caso mi sono risolto il problema delle quotature. Oh. Scusate, comincia a esserci vento, ma
se non chiudo la finestra, se chiudo la finestra muoio. Allora, adesso posso disabilitare, abilitare le frecce, diciamo le spunte ci sono, i comandi principali però penso che siano mostrati. Altra cosa sono le proiezioni. Le proiezioni sono, diciamo, utili se volete, possiamo proiettare rispetto a una distanza e un angolo di proiezione. La proiezione oggetto è un pochettino ancora critica, però può funzionare. Quindi in questo caso sto proiettando sul lato, posso andare a cambiare la proiezione con l'angolo, semplicemente così. Allora, protezione... c'è un centramento sul punto medio. Allora, se adesso dovessi andare, per esempio, a prendere un oggetto, l'oggetto di per sé parte dal suo punto centrale. Sono poi io ad andare a spostare il punto di rotazione. Questo è quello modificato, il default parte dal centro. Spero di aver risposto. E ti ringrazio anche in questo caso Giovanni, ma era una domanda abbastanza veloce da rispondere, quindi ho risposto subito. Vediamo adesso però come possiamo anche velocemente evidenziare sempre in questo disegno tecnico un attimino qualche oggetto. Allora, in questo caso ipotizziamo, vogliamo mostrare un dettaglio particolare di questo mobile. Questo mobile adesso viene rappresentato da un quadrato e possiamo definire che questo quadrato esiste o non esiste. Quindi lo mostriamo in bianco e andiamo a salvarci la nostra immagine, la nostra pagina. Quindi document properties, prima andiamo a fare un resize in modo che vediamo la pagina. E dopo andiamo a salvarla. Save as, HTML, piantino. Ok. Inkscape ha sempre gestito, in quanto è un SVG che è molto simile all'HTML, Inkscape è in grado di gestire, adesso speriamo che salvi, Inkscape è in grado di gestire comunque anche JavaScript o... cos'è che vuoi? Ah. Hai ragione, tieni ragione, SVG mi va bene, facciamo T, dopo ti cambio qua, rinomina. Allora, Inkscape, dicevo, può gestire una pagina come se fosse una... Cos'è che hai adesso che non funzioni? Tu non funzioni perché... Perché? Properties. Vabbè. Vabbè, ti risalviamo. Che fastidio hai? Replace. Non ti sei più rotto, vero? Perfetto. F5, ok. Inkscape può gestire la pagina come un HTML. Vediamo se adesso la stessa pagina la apro in Inkscape presentazione Notepad. Ok. Se apro la stessa pagina come appunto con Notepad, posso vedere la sua struttura è molto simile. Più di tutte tranne questa. No. Perfetto. È molto simile, richiama innanzitutto tutta una struttura sua, di cui vi consiglio sempre comunque di togliere le dimensioni, in questo modo se salvo e riavvio posso andare automaticamente a scalarlo, è un sistema molto grezzo, certamente con un CSS si potrebbe fare meglio, ma per molte cose salva la vita, e dopo qua ci carica tutte le sue strutture che ci dicono più o meno cosa vado a fare. Una delle cose più facili, ma che ho trovato sempre più utili all'interno di Inkscape, è dare gli eventi ai singoli oggetti, quindi qua siamo su immagine, no. A dare gli eventi a un singolo oggetto e cambiargli lo stato. In questo caso, quello che voglio fargli è dire che se clicco su questo quadrato posso vedere l'oggetto sotto. Come vado a fare? Object, Object Properties, e vediamo che in questo caso...
l'oggetto si chiama tristemente rettangolo, lo chiameremo bottone, e può essere richiamato come bottone, e ha delle possibilità di essere interattivo. Quindi al click gli vado a dire questo stile punto opacità uguale a 0. Non è che mi sono inventato questo tipo di struttura, sono semplicemente andato a leggerlo in quello che mi scrive Inkscape. Quindi in questo caso Inkscape mi scrive, guarda, per un oggetto ti dico che ha un fill, quindi un riempimento vuoto, in questo caso, questo è il suo colore, la sua dimensione, eccetera, eccetera, eccetera. Se hanno questo, quello che potremo vedere dopo, le sue posizioni, mi dà tante informazioni che posso copiare, incollare e modificare all'interno del programma. Setto tutto, salvo e ricarico la pagina. E se io clicco, vado a nascondere l'oggetto. Come si diceva prima che cominciasse la lezione, in questo caso posso chiamare un qualsiasi evento. Preferisco appunto chiamare eventi singoli facilmente con Inkscape, si può tranquillamente fare tutto dopo col Notepad e quindi scrivere tutto l'HTML come più preferiamo, HTML, CSS. Posso anche fare un'altra cosa, se ho più oggetti, andiamo un attimino qua, se ho più oggetti posso definirgli una classe, in questo caso sono classi abbastanza il codice, però possiamo crearle noi. Facciamo un file nuovo e vediamo cosa possiamo fare. Chiudiamo un pochettino di cose. Ecco, una cosa che invece non hanno ancora fatto è avere la stessa istanza di Inkscape che gestisce più cose. Quella è una grave pecca. Prendiamo due oggetti, l'oggetto rosso e l'oggetto blu. Salviamolo, lo sovrascrivo su piantina 2. Vediamo che di default Inkscape non salva le classi a meno che non sia necessario. Noi però possiamo creare queste classi, sulle classi fare dei lavori. Per creare queste classi e fare delle classi, velocemente ci basta fare una selezione a entrambi gli oggetti tenendo premuto Shift e possiamo andare su Web, JavaScript, Set Attributes. Quindi, in questo caso, se io premo il primo oggetto rosso, gli affido opacity uguale a 0. Apply. E vediamo che se ha fatto bene il suo lavoro nell'interattività, vediamo che mi ha creato proprio una struttura molto simile a quella che avevamo creato noi. Quindi, se è dato una struttura, clicco sull'oggetto rosso, metti l'oggetto rettangolo 28x93 a opacità valore 0. Possiamo anche però dire, affidare tutto questo, come dicevo prima, alla classe, con stylesheet, merge into CSS, e chiamarlo classi bottone. Senta lo spazio più bellino, apply. Con questo strumento siamo stati in grado, li salviamo, di crearci, oltre che tutta una struttura già predisposta per fare codice, automaticamente scritta da Inkscape, una classe bottone che possiamo sfruttare per interagire molto più velocemente col programma. La consiglio ovviamente per chiunque faccia codice, perché mediamente cosa fanno molte persone? Si salvano varie SVG e poi li chiamano, li richiamano. Con questo sistema possiamo dopo toglierci dalle scatole l'intero codice superiore, ma almeno abbiamo una classe già istanziata con il nome che volevamo noi, dove volevamo noi. Ultimo per ultimo, per chi vuole un attimino programmare, non dimentichiamoci che esiste sempre la possibilità di vedere l'HTML editor, quindi di vedere ogni nostra struttura come ogni singolo oggetto, quindi ci dice guarda ogni singolo oggettino come viene creato e cosa va a fare.
in questo caso il rettangolo 2891 ha queste proprietà che noi possiamo andare a modificare anche da qui. Quindi avremo un'idea molto chiara dei suoi attributi e di come lui va a lavorare. Da qui si può anche preparare per embeddarlo, ma non è questo momento. Bene, direi che se ci sono domande, io ci sono, se no vado al prossimo. Vincolare attributi ad altri elementi presenti. Questa, Ivan, la dobbiamo vedere dopo perché è una domanda che richiede un po' più di tempo. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa di Inkscape che ha molto migliorato, che è il testo. E con questo andiamo a farlo all'interno, facendo un piccolo esercizio che era il COVID, che è qua. Stefano, ci sei o sei caduto? È già presentatore, ok. Devi attivarti, webcam e microfono, mi pare. Appena poi. Ecco, sei senza microfono, Stefano. Attivo, ecco, adesso ti sono sentiamo. Vivo, tutto funziona. Innanzitutto sono andato in modalità razzo, tolte le domande di Ivan, tutti gli altri sono ondeggiano, com'è la situazione? Direi che vista la pausa volontaria potrebbe essere una buona occasione per avere un check della situazione. Tutto ok per me, ottimo. Ok, ci sono le domande di Ivan per dopo. Ok. Rallento un pochettino, avete pienamente ragione, modalità razzo terminata. Allora, Inkscape per l'impaginazione è sempre stato un pochettino complesso, in quanto, non so se era mai successo, clicco sullo strumento testo, lancio il mio primo testo, e adesso qua voglio provare ad aggiungere un qualcosa di nuovo. Diventa un po' complesso perché se vado a capo, diciamo, si stringe, non era intelligente. Si sarebbe cancellato del testo senza darmi altre possibilità. Con le guide, attualmente, io ho la possibilità, da documentazione ce l'ho. Il problema è che non mi danno, il testo si cancella ancora. Esempio pratico, vedete adesso, se io ho creato una guida, vediamo di mostrarvi quello che loro dichiarano nel sito. Allora, text. No. Ok, eccoci qua. Nella parte dei testi viene dichiarato che si può modificare questo box in modo interattivo. È un ottimo strumento, vi faccio vedere come funziona. Ma ancora dei problemi. Lo strumento di per sé funziona in questo modo. L'SVG ha uno. Può essere embeddato in un riquadro, oppure può essere scritto in modo sequenziale. La differenza si vede anche dal fatto che noi possiamo convertire in testo un testo. Se andiamo a convertire in testo il testo, noi possiamo andare a capo e scrivere quello che vogliamo. Se non facciamo questo, il testo può essere tradotto solo in un tracciato. In questo caso, vedete, uno aveva un quadrato con le guide, l'altro invece aveva un quadrato e basta. Vediamo di toglierci su F2. Questo qua. Ok. Vedete, il problema di Inkscape è proprio questo attualmente. Hanno ridotto la possibilità di visualizzazione o del testo o no con le guide.
Nella vecchia versione il quadrato si poteva andare a stringere. Prestate molta attenzione, l'unico modo che abbiamo adesso per sistemare la cosa è quando andiamo a creare il nostro quadrato, cercate sempre di starci dentro, ok? Piuttosto che fare un quadrato più largo, ma cercate di starci dentro. È un bug noto, l'hanno già accettato. Dalla settimana scorsa che ho controllato sembrava essere ancora un problema, però prestateci attenzione. Il testo però hanno migliorato una cosa molto carina, che è quella invece... Hai ragione, Ivo, hai pienamente ragione. Vediamo se c'è il vecchio Inkscape. Ho il vecchio Inkscape? Vediamo se ho un vecchio Inkscape. Allora, no, l'ho cancellato. Allora, mettiamola così. Se io ho un testo, questo testo può essere visto come un carattere di un HTML, quindi una formattazione del genere. Okay. Quindi sono in pagina HTML, in un punto specifico della mia pagina scrivo un testo. Ok? Non vado a capo, non faccio niente, sta lì per i cavoli suoi. L'altra possibilità, questo qua no, devo chiuderti, e anche questo qua devo chiuderti. Ok. L'altra possibilità è quella di avere un testo interattivo. Vediamo come ci salva questo oggetto Inkscape. Lui ce lo salva, tolte tutte le sue cose, ce lo salva con questa struttura qua. Chiama una struttura che lui chiama lo podi e lo chiama sopra, e poi si fa tutta la sua strutturetta sotto di righe all'interno del testo. Quindi è come se facesse un gruppo di testi che è automaticamente esposta. L'implementazione l'hanno fatta perché nel vecchio Inkscape tu, se cliccavi una volta sola, facevi la prima struttura di testo, se invece facevi una selezione a rettangolo, facevi la seconda. L'obiettivo che hanno è portare a casa un'impaginazione simile a quella di Scribus, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, eccetera, eccetera, dove se tu vai oltre col testo, vai a capo, a priori di come tu lanci il testo. Cioè, quando tu hai selezionato il testo sul foglio creato un rettangolo, sì, quando lancio il testo, se tengo premuto, posso disegnare il rettangolo all'interno del quale il testo deve vivere. Ok, questa è la struttura che mi crea, facciamo così, un testo. Io faccio una cosa del genere e salvo, rivado a vedere la mia piantina, a un certo punto vedremo questa struttura qua. Cioè vedremo che viene chiamato un HTML Space Preserve, quindi mantieni la struttura interna dell'HTML e dopo tutte le varie posizioni. Se adesso io faccio una cosa molto brutta e ne porto una a 45, probabilmente riesco anche a rompere l'intera pagina. Però almeno vedete un attimino come funziona. Ok. Rotta. Pagina sbagliata. E mi serve piantina 2. Andiamo a vedere di ridargli una posizione umana. E facciamo una modifica. Questo qua lo portiamo a 66 e questo a... Ok. Vedete, quindi le posizioni su cui si salva il testo Inkscape se le crea in automatico, ma poi si possono facilmente rompere. L'aggiunta che hanno fatto, cioè di tenere il testo all'interno delle guide, tende a portare queste posizioni con numeri a caso, e quindi attualmente viene consigliato, meno consigliere io, come lo utilizzo, di continuare a creare lo strumento testo e scriverci al solito modo, rispetto a creare il testo, scrivere,
e poi, una volta creato il testo, utilizzare le guide per nascondere. Vedete, all'inizio ce la fa, poi si rompe. Questa è la differenza che posso vedere io in questo momento. Funzionerà probabilmente, avrà ancora bisogno di qualche ritocco, ma come strumento è certamente interessante. Sul vecchio strumento, se cerco di utilizzare lo strumento guida, vediamo, mi dà lo stesso problema. Quindi consiglio di all'inizio fare questa operazione, quindi definire all'inizio un testo dove andare a lavorare. Ok, tornando a noi, stavamo lavorando, questo non ci serve più, stavamo lavorando qua. Abbiamo uno, abbiamo l'altro. Ok. Abbiamo detto testo, sì, ok, testo. Abbiamo creato il nostro testo. Qual è una possibilità che ha sempre funzionato in Inkscape, ma adesso è molto più morbida, più efficace e si rompe molto meno? Se noi vogliamo inserire il testo all'interno di una geometria, hanno sistemato un paio di bug, almeno così sembra, per poterlo inserire più facilmente. Quindi ho il mio testo, seleziono la mia geometria, testo, flow into frame. Se il mio frame cresce abbastanza, il mio testo si adatta. Lo rivediamo di lo meglio. Sto dicendo che funzionava, ma come certe volte si può dimostrare, si rompe lo stesso. Quindi 1, 2, text, point of frame. Ok, perfetto, l'ho convertito in testo io, pirla, hai ragione. Ok. Vediamo che adesso si adatta alla forma principale. Quindi mi basta portarla nella posizione... Scusate, nella posizione voluta. E si va ad adattare, l'ho sputtanato perché l'origine era sbagliata, sì. Ultima volta. Eccoti qua, maledetto. Ho visto adesso. Ucciso Inkscape, a ricaricare. Stefano, non ti sentiamo più. Sono vivo, mi sentite? Ah, ok, ok. Esisto? No, ditemi se mi sentite. Perché adesso mi sento. Sì, adesso sì. Ok, io sento solo Giovanni, quindi presumo che mi sentiate. Ok, se no mi avvisate via testo. Flow into frame e finalmente, dopo che è nato in crash anche Inkscape per la terza volta, vediamo che riusciamo finalmente, con un po' di fatica, ma ci siamo arrivati, ad avere un testo che si adatta alla forma. Dicevo che è migliorato perché comunque prima tendeva spesso a sforare. Si è sempre combinato a farlo funzionare lo stesso, però chiaramente adesso è un po' più comodo. Quindi questo lo portiamo a 12. Ovviamente più il testo è piccolo, più è facile lavorarci sopra, quindi funziona. Problemi che possono presentarsi sono di due tipi. Quando il testo viene esportato, può essere esportato, se viene esportato in questo tipo di struttura, può presentarsi problemi in certi browser. Ammetto che ho avuto qualche problema certe volte con Firefox. Chrome lo gestisce meglio, quindi se state pensando a una pagina web prestate attenzione a questo, se no il classico sistema di
embeddare un LaTeX o compagnia all'interno di una pagina web o un Markdown o che, quello che preferite, funziona altrettanto bene. Inkscape da sempre importa LaTeX e quindi comunque riuscite a giostrarvela con quelle strutture. Vediamo adesso di fare un file, salvaconome per avere un file pulito e ripartire da zero. Questo file che vedete è il backup di Inkscape quando è crashato. Inkscape si tiene i suoi backup e quindi mi permette di tornare indietro se fallisce. Se non avete ancora salvato, salva in documentazione. Quindi comunque avete la possibilità di ritornare indietro. Ottimo. Altra cosetta. Hanno anche un pochettino migliorato i diagrammi. I diagrammi esistono da tanto tempo, funzionano sempre bene. E di fondo i diagrammi non sono altro che la possibilità di, date due forme, connettere le forme. Vediamo di abilitare gli snap corretti e anche il centro. Di connettere due forme con vari tipi di frecce che possiamo selezionare sopra e dopo poter spostare i nostri diagrammi e le frecce si autoadattano. Perché può esservi comodo? Chiaramente se dovete presentare un flowchart o una struttura che rappresenta il vostro progetto, questa è una soluzione. Per chi non se la sentisse, siamo su, mettiamo, però ti abbiamo perso di nuovo con l'audio. Mi sa che si è piantata proprio la divisione dello schermo. Non so se mi senti, Stefano. Sì, Ivo, mi sa che si è piantata la condivisione. Aspetta che... Allora, gli ho mandato un attimo su Telegram, vediamo. Non so se lui se n'è accorto. Allora. Ora l'ho un attimo fatto uscire in modo che se ne accorga. Vediamo se si riconnette. Eccolo qua. Ecco, ti risento adesso. Ho visto anche l'F5, pare che abbia funzionato, quindi chiunque l'abbia... Ah, ok. Ivo, bella idea. Allora, quello che mi avete perso? Quando stavi andando sul browser facci vedere un link di qualcosa. Ok, allora, ho appena scoperto, quindi, e me lo confermi te, che io non posso utilizzare Chrome utilizzando... Cioè, sulla stessa istanza di Chrome non posso utilizzare altre tab. Ah, OK. Bene. O almeno questo è quello che pare. Non lo testerò di nuovo durante questa conversazione. Comunque, l'idea quale sarebbe? Se esiste un Markdown che ammetto sto utilizzando abbastanza spesso anche per dopo importarlo in Inkscape e farci dopo le modifiche grafiche sopra, mi permette di creare grafici velocemente. Lo trovo un ottimo strumento supplementare allo strumento che vi ho appena fatto vedere di creazione di diagrammi. Questo strumento è Mermaid, che è un Markdown, è un plugin Markdown open source. Possiamo utilizzarlo in N strumenti. Uno che consiglio è, se volete utilizzarlo, Tapora, che di fondo è la possibilità di scrivere, diciamo, una cosa del genere. Scrivere velocemente il vostro codice
all'interno di un Markdown Generator, quindi in questo caso, vabbè, è inutile che lo faccio da qua, chiamo Marmette, ho dimenticato un... sbagliando, e questo qua sotto. Ho dimenticato un qualcosina, vabbè, lo faccio da qua, non perdo tempo. E di per sé l'idea è di utilizzare un... eccoci qua, copia Markdown. È di utilizzare uno strumento per generarci automaticamente un diagramma come lo vogliamo noi e poi aprire questo, mostra nella cartella, ho confermato, ok, e di aprire questo SVG che viene generato all'interno di un programma, quale appunto può essere Inkscape, e tenere tutte le nostre forme. Vediamo Alt F6, vediamo tutte le nostre strutture grezze, e se adesso vediamo dovremmo avere anche il testo a disposizione. Allora, c'era il testo qua sotto, non me lo sono salvato io. Riprovare, ok. Eccoci qua. Sta aprendo, perfetto. No, oggi proprio, ragazzi, mi dispiace, non è giornata, non... le frecce ci sono, c'è tutto, il testo è saltato. Vedere se capisco per quale motivo mi è saltato al volo. Il testo c'è, diciamo, car, prova successivo. Sì, il testo c'è, quindi qualcosa di importazione non gli va bene. Di fondo, quando devi andare un pochettino sulla fiducia, l'ho utilizzato abbastanza spesso, tendenzialmente funziona, probabilmente appena finita questa conversazione tornerà a funzionare. Vabbè, lo consiglio, ha tanti strumentini, provatelo. Ok, ora l'esercizio, se volete, ultimo e più grande, che è quello ispirato alla grafica che mi aveva mostrato PNRug all'interno livelli. Ivo, questa ce la teniamo per dopo, dammi ancora un 10 minuti e dopo faccio tutto. Allora, ultima cosa. Era solita che ispirata all'icona che avete mostrato su PNRug, cioè il COVID. Comunque è semplice, mostra varie complessità e mostra soprattutto una delle grandissime carenze di Inkscape fino adesso, l'array. Partiamo quindi col disegnare il classico cerchio della nostra cellula e dopo andiamo a disegnare una penna al volo per disegnare il gambo. Diamogli un nostro stroke volante e fino a qui abbiamo un oggetto abbastanza basilare. Vediamo come l'avrei fatto prima e come si può fare adesso invece in Inkscape. Per fino a poco tempo fa avremmo dovuto portare l'origine al centro, tenere premuto il control e con lo spazio fare i passi. C'era già uno strumento array, ma anche durante i corsi non lo insegnavo in quanto era veramente arcano. Funzionava, era potentissimo se lo capivi, ma non valeva il tempo dedicato. Cosa possiamo fare adesso? Abbiamo un path effect più e abbiamo array. L'array, vediamo, rotate copies, ci permette di creare delle copie. Potremo editare tutte le cose qua dentro, oppure con il doppio clic andare a editare velocemente il nostro oggetto. Abbiamo il centro e l'angolo di partenza, nulla di più. Vediamolo come era prima, in modo che abbiamo 60. Qua abbiamo il numero di copie, lo teniamo a 6 per bellezza.
Posso duplicare, ruotare un pochettino. Ah, ecco, si toglie sempre il centro, quindi prestate sempre attenzione dopo a dove si posiziona il centro, perché se lo sposta sempre. Quando applicate la ray si sposta al centro. Adesso vado a spostarlo. Ok. Fatto questo, posso andare a modificare il mio oggetto. Ok. E ottenere le mie varie copie. Comandino molto molto carino è split element. Split element mi permette di, dato l'array, di ottenere tutti gli oggetti separati e lavorabili molto separatamente. Lo faccio per entrambi gli oggetti e qua mi si presenta un problema. Il mio problema è che voglio cancellare velocemente tutte le forme sotto e poterle selezionare. La prima soluzione sarebbe portare giù il cerchio, fare l'operazione di taglio oppure fare un duplica. Tenderei a utilizzare il Ctrl 6 che abbiamo visto prima per essere più veloci. Quindi duplico il mio cerchio, lo scalo un pochettino giusto per capire chi è chi. Vado a unire, selezionare tutti gli oggetti al centro. E li vado a unire. Anche più semplicemente così. E li vado a unire. Dovrebbe essere l'ultimo rimasto. Ok, perché non ti ho selezionato? Sì che ti ho selezionato. Dopo vado a sottrarre il mio oggetto. Da qui il gioco è più o meno fatto, nel senso che sono nascosti volutamente, gli ho dato un pochettino di spessore in più per dopo poter dopo fare delle micro modifiche. Ad esempio, potrei fare un spostamento verso l'esterno e comunque avere ancora un po' di carne, ok? Per avere un attimino le dimensioni diverse. E da qua il gioco è abbastanza fatto. Posso andare quindi a selezionare Path Break Apart, alcuni oggetti, dargli un colore, i più vicini, dargli uno un po' più chiaro. Piantato sì, piantato per confusione temporale, aspettate, vediamo. Stefano, come ti senti? Vediamo. Un attimo, vediamo che ci ricollega. È Scusate ancora, non temporale, Stefano, cosa c'è? C'è eh? un problema di No, io qua temporale o... non so veramente spiegarmelo. Mi dispiace perché a questo punto, se cade un'altra Certo. volta, partiamo con le domande. Mi pare un pochettino difficile anche seguire. Mi dispiace in prima persona perché comunque sì, avevo fatto Ah, boh, apposta veloce tranquillo, per guarda. avere un attimino di margine, ma. Siamo già vicini all'oretta e mezza, quindi insomma. Sì, no, vado ancora, sono stato spedito apposta ma ci sta. Chiudo anche perché è stata presumo una lezione pesante per tutti e vorrei rispondere alle domande. Comunque, giusto una cosa, ho utilizzato un effetto che è il Vorone Notch per avere delle ripetizioni. Diciamo, si può mettere in serie come effetto e quindi tu puoi utilizzare più Voronoi per avere un numero di ripetizioni su varie posizioni diverse, quindi creare velocemente un qualsivoglia immagine, diciamo, popolare velocemente uno spazio senza far troppa fatica, ok? Questo era più o meno l'oggetto. Voronoi richiede un riferimento iniziale, che è quello, il nostro oggetto, più dopo i vari riferimenti supplementari, che è il generating path. Ha solo due
due split, quindi non possiamo fare Voronoi a 3-4 rami, ma è più che sufficiente per adesso. Colgo l'occasione anche per rispondere a due domande a sto punto, visto che ci siamo. C'erano la domanda dei livelli e la domanda di Ivan. Allora, c'era Ivo con la domanda sui livelli e Ivan chiedeva prima vincolare tributi ad altri elementi presenti. Allora, parto con i livelli. I livelli sono molto simili a quelli di AutoCAD e Illustrator. Adesso si riapre un'altra schermata che è rotta, quindi anche oggi non ce n'è. Parto con i livelli. Sono il livello layer 1 è quello di default, livello 1 si chiama in italiano, ok? E lo chiamo blocchi, giusto perché qua ci metterò dei rettangoli. Poi faccio un altro livello e lo chiamo cerchi. Metterò il secondo. Vediamo, abbiamo blocchi e cerchi. Abbiamo poi un terzo che si chiama testo. Seleziono il livello dove vado, se sul livello selezionato dove vado a disegnare. Quindi qua ci inserisco un testo che è un testo. Sul livello cerchi vado a disegnare un cerchio e sul livello blocchi vado a disegnare un quadrato. Ok. La soluzione e l'utilizzo principale dei livelli è quello di poter bloccare, nascondere o gestire i nostri oggetti. Quindi abbiamo cerchi nascosto, testo bloccato, quindi non posso selezionarlo, e invece blocchi che è editabile. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di utilizzare i blend per creare degli effetti. In questo caso, per esempio, voglio che il testo prenda il colore degli oggetti sotto. Saturation. E devo metterti però un... Ok. Mi dà un colore e in questo caso si mangia il colore sotto. Oppure, ancora meglio, potrei fargli, ecco, bello, un overlay. Così abbiamo l'overlay che si vede, e solo dove c'è il testo si vede. Se gli metto il nero di contorno, potrei ottenere anche un bel effetto. Ovviamente possono essere messi in sequenza, vediamo che testo c'è l'overlay, cerchi potrebbe avere un multiply. Quindi ho un moltiplicatore del colore azzurro sul rosso. Sono gli stessi di GIMP, di Photoshop, di Illustrator, sono sempre quelli, in funzione degli scopi, si tende ad utilizzare per un fotorealismo le luci, quindi hard light, soft light, per invece effetti grafici più generici, gli ultimi, quindi UE sarebbe, prenditi il, io metto questo a UE, prenditi il colore, l'indice, che è questo qui, l'indice H del colore sotto. In questo caso, se io ho un colore intermedio e gli metto un indice H del genere, lui si prende l'indice H che c'è sotto. E si va a fare dopo la sottrazione con quello che gli manca, perché hanno valori diversi, quindi ottengono, vedete, valori diversi. Ok, sui livelli, altre cose che può utilizzare sui livelli? Sì, salvo, adesso lo vediamo, salviamo sotto piantina, sempre lui, sì, e andiamo ad aprire qua un piantina. Apriamo da qua, ci mettiamo meno. I livelli sono anche utili nella formattazione di una pagina HTML, in quanto, vedete, si creano proprio un livello per progetto. Diventano fondamentalmente delle classi, se volete, meno strutturate. Non possiamo richiamarli, non possiamo chiamarli classi, in quanto comunque sono come dei gruppi. Però se tu affidi al G blocchi una classe uguale Franco, tu dopo puoi richiamare tutto ciò che c'è all'interno del label blocchi come Franco. Questo può essere certamente comodo se sono tanti bottoni oppure un grafico. Io voglio avere una classe che se ci passo sopra cambia colore, brutalmente. Ok, anzi potremmo anche vederlo dopo. Invece per Ivan c'era il problema delle quote. Allora, no, Ivan chiedeva
Vincolare attributi ad altri elementi presenti. Ah, ok, Se si sì. può. Allora, si può con l'HTML. Praticamente da Inkscape tu puoi farlo con JavaScript, trasmetti attributi, ok? Quindi il primo oggetto selezionato affida il suo riempimento fill agli altri. Facciamolo con questo qui. E questo qui, vediamo un rosso diverso. Quindi al fill gli trasmetto l'attributo fill e vediamo che quando vado a vedere, ok, è finito, quando vado a vedere le proprietà, interattività, trasmette il suo attributo fill al rettangolo 867, che sarebbe lui, ok? Se più o meno quello che ci arriva è quello. Se invece serve, non so, avere un vincolo simile a quello di Blender o di Fusion, che io sposto questo oggetto e se ne spostano altri, il modo più comodo è Ctrl-G, creare un gruppo e spostarli insieme. Non conosco altri modi all'interno di Inkscape per fare operazioni di trasmissione attributi. Altre cose, altre domande che possono esserci? Da che Ivan ti chiede una cosa da specificare. Mazzo, Ivan, fire oggi. Tutti gli elementi della scena, quelli selezionati per lo JavaScript. Allora, tu con Inkscape affidi ogni singolo elemento tu fai delle lavorazioni o per label o per classe. In questo caso sto lavorando sul label dell'oggetto, che è questa cosa qua, e quindi vado a puntare direttamente al label. Se li chiami in classe, tu fai una qualsiasi operazione alla classe e sei a posto. Se lavori in classe, puoi utilizzare la struttura transform, quindi all'interno della classe qui, anche se non è la cosa più bella, ci parte un SVG da qualche parte. Boh. Qui, proprio molto brutto. Facciamo uno script. Chiuso. Qua ci metto un Franco. Punto Franco. Ci scrivo cose. Potrebbe essere un fill.cose oppure un transform. Transform aperta e tu richiami una trasformazione con una funzione che hai chiamato prima. Ok, quindi tu dici: guarda, voglio fare una trasformazione, se a ogni evento click faccio una trasformazione con tutti i parametri che voglio, te la gestisci così. Lorenzo, fa piacere, e non so neanche se lo faremo, ma di sicuro se lo faremo sarebbe figo. La domanda che invece faccio sempre per Ivan, giusto per capire se ho risposto a quella domanda, è gli attributi sono comunque in JavaScript. Inkscape fa un SVG, tutto ciò che viene dopo si può fare in Inkscape con dei comandi semplici, ma secondo me conviene impararsi un po' di JavaScript e farli direttamente col codice, molto più pulito e molto più efficiente. Altre domande? Vedo che anche Claudio è abbastanza silenzioso, quindi questo mi preoccupa, ammetto. Sì, per il momento non abbiamo altre domande. Allora, vi ricordo, siamo quasi all'ora e mezza, adesso non so se Stefano ha Buono. ancora altre È stata cose una come pesante per tutti. noi. No, non è vero, è stata molto interessante. E vediamo che intanto Ivan, ecco, sta scrivendo. Sì, Abbiamo allora, soddisfatto Ivo. se ci sono altre domande, siamo ovviamente ancora qua un po'. Io vi ricordo, allora, la proposta che vi faccio è questa. Per il momento la sede non è ancora operativa. Diciamo che possiamo eventualmente, ovviamente facendo i conti con la disponibilità di Stefano, organizzare anche un corso, può essere breve, può essere specifico, può essere un po' a tema o di base,
diciamo tendenzialmente di base, lo faremo online in questo periodo. Sicuramente se lo attiviamo a breve, diciamo, perché non abbiamo notizie di una disponibilità nell'immediato della nostra sede, quindi di un ritorno alle attività consuete. Il online, posso capire, non è la stessa cosa di essere lì fisicamente, può essere un po' scomodo magari seguire le indicazioni se non si hanno due monitor magari, però il vantaggio dell'online è che possiamo facilmente registrare le lezioni e tutti i corsisti avrebbero ovviamente i video di ogni lezione da potersi riguardare passo passo, quindi rivedere le indicazioni. Anche sul costo probabilmente andremo un attimino a fare magari un costo più invitante, diciamo, non così, non allo stesso livello magari dei costi standard. Quindi ci piacerebbe ovviamente rimanere attivi, a parte con il calendario di Open Talk, che è già una cosa interessante che riusciamo a proporvi, ma insomma anche la possibilità magari appunto per chi vuole di fare dei corsi anche se online, insomma ci piacerebbe poterlo proporre. Eventualmente, se non ci fossero interessati alla modalità online, attendiamo speranzosi l'autunno in cui c'è una nuova stagione di corsi che verranno proposti. Uno è già in cantiere, è già quasi prenotato, non ve ne posso parlare subito perché non ho conferme al 100%, ed eventualmente possiamo proporre anche qualcosa in più appunto per la stagione autunno-inverno, ammesso che si possa tornare completamente alla normalità con l'attività in sede. A parte commenti simpatici, non vedo nuove domande. Una cosa che invece è venuta in mente che potrebbe interessare a molti, me ne stavo quasi pentendo, quindi ve ne chiedo assolutamente scusa, è una cosa su cui adesso sto puntando parecchio. Non è ancora pronto, quindi non mi faccio del male mostrandovi cose che non sono ancora terminate, ma sto utilizzando questo. Si riesce a vedere, sì. Inkscape, come GIMP, come tanti altri programmi, permette di utilizzare le librerie anche senza l'interfaccia grafica. Quindi, per chiunque dovesse fare velocemente dell'editing di qualsivoglia natura su SVG, HTML, immagini, può farlo con i comandi direttamente o da prompt o in un codice Python o come più preferisce. La libreria di Python è Inkc, qualcosa del genere, e devo dire che sì, è potente. Scusami, mi sto parlando sopra, non volevo, ma è una veramente una libreria potente. Devo dire che ci sono tante estensioni, anche alcune veramente carine, sono tutte fatte, buona parte sono fatte in Python se non sono fatte in Visual Basic. Vediamo, ce ne sono. Intanto rispondo a Micio che chiede, sì, questo talk è stato registrato, viene registrato in questo momento e sarà caricato come gli altri sul nostro canale YouTube nei tempi ragionevoli, insomma, dell'editing. Tutti gli open talk che facciamo saranno registrati. A volte vanno un po' editati perché magari, come è successo anche stasera, ci può essere qualche momento di defaillance che magari viene tagliato. Allora, vediamo se riesco a mostrare subito. Ok. Probabilmente molti di voi hanno già utilizzato estensioni simili per laser come LaserCut oppure... ecco. Questa non ve l'ho mostrata, dopo posso mostrare. Vabbè, adesso c'è la possibilità di avere in una forma generica di mettere i fillet direttamente all'interno velocemente. Prima era un'estensione esterna, adesso si può fare direttamente al volo sul modello, quindi rimane il tracciato così. E questo fino a poco tempo fa era un'estensione. Dateci un'occhiata a queste, a breve spero di uscire con la mia, però per chiunque volesse fare un po' di interazione anche col web, ce ne sono alcune che sono già predisposte, quindi ci sono già due pacchetti per
utilizzare Inkscape come motore sotto mentre tu stai navigando con un sito internet. E questo potrebbe essere interessante. Non parlerò più. Io se, se vuoi copiare il link qua sulla chat. Ah no, no, assolutamente no. Aspetta, faccio subito. sì, okay. Figo il puzzle, purtroppo non è come lo volevo io, ma carino. Ce n'è uno veramente che invece vi consiglio tantissimo per chiunque lavora con laser. C'è questo, è stupido, veramente stupido come plugin, ma funziona bene ed è veloce. Ce ne sono tanti. L'installazione, appunto, come dicevo all'inizio della lezione, copiate e incollate nella cartella e automaticamente funziona. Provateli, non sono male. Per chiunque è stato a vedere le lezioni di Mirko Piccin, quelle che ha fatto a Pordenone un paio d'anni fa, ho utilizzato uno strumento per creare soldi di rotazione online, lo stesso strumento potrebbe essere visto anche in Inkscape per fare soldi di rotazione da bidimensionale. Ovviamente visivi, non vengono esportati. Ci sono i vari tipi, tutto lì. Ti passo anche questi qua. Eccoci qua. Qua invece per chiunque vuole farci veramente del male, con tutti i manuali di sorta. I più vecchi, quelli più nuovi. Ottimo. No, no, Inkscape purtroppo nessuno ne parla, ma hanno fatto veramente un bel lavoro. E che purtroppo non lo pubblicizzano e quindi... Cioè... io nel frattempo mi scuso per il fatto che il relatore... continui a lavorare su Windows, è un piccolo... No, no, ma lì è dovuto... È una cosa che col tempo ce la faremo. No, in verità ho provato tante volte a passare, ma molti CAD non me lo permettono. Buona parte... Ho la doppia istanza, se quello sì. Quello posso dire che è la doppia istanza, sia Windows che Linux. Ma la temi ancora un paio d'anni. Ok, va bene, allora sì, Ivo dice che alcune distribuzioni non hanno ancora, magari credo nel proprio software center la versione 1.0 magari passate a Windows e lì è già pronta. Beh, io l'ho installato come Flatpak che è già aggiornato, ma sì, provate a guardare le istruzioni di installazione magari per la vostra distribuzione, ecco sì. App Image, ecco. Io ho messo Flatpak, ma comunque sicuramente verranno aggiornate. Probabilmente su distribuzioni basate su Ubuntu sicuramente ci sarà un repository da poter aggiungere. Ecco, Stefano, chiedono se puoi dare il link a Mermaid e Typora. Ah, sì, vabbè, Typora, certo. Errore mio. Mermaid. Typora è solo per Windows? O cioè... No, Typora è un po' per tutto, ma adesso vi faccio fare l'intero giro. Allora, qua... Track. Allora, ho sbagliato. Allora, vi faccio l'intero giro... L'intero giro perché io Mermaid l'ho conosciuto grazie a un progettino veramente veramente figo che era Joplin. Purtroppo i nomi non li decido io e purtroppo lì è un dato di fatto, ma abbiamo. Vai, ce l'ha fatta. Mermaid Markdown. Questo è un Git. E ve lo passo al volo. E questo invece è il programmino che utilizzo anche ormai da un paio di mesi per prendermi automaticamente le note. Ok, sempre fatto in Markdown, molto comodo. Cioè, se volete un giorno provarlo, di fondo è una specie di editor Markdown con già caricato tutta la parte di tag. Typora invece è un Markdown proprio minimalista di quelli vecchia scuola e ha la cosa carina è che io posso fondamentalmente scrivere un titolo, sottotitolo,
andare qua direttamente a evitarlo. Nel frattempo Sergio ci ricordava che per Ubuntu c'è già lo snap aggiornato alla 1.0 per chi utilizza gli snap. Qua dove ho sbagliato, perché? Oddio, proprio non ce n'è una che va... Ah, sì. Quindi posso scrivere fondamentalmente il mio Markdown vedendo cosa otterrei, ma intanto scrivendo il mio codice in Markdown, quindi classico item 1. E quando vado nel mio sorgente ottengo... cioè nella mia visualizzazione tengo questo, esporta PDF, HTML, solito percorso, però è comodo e soprattutto è molto pulito, non ti distrae niente, quello è il loro obiettivo e ci riescono molto bene. Un'applicazione simile su Elementary si chiama Quilter, fa praticamente la stessa cosa, molto carina, molto... No, infatti, ma... cioè una volta che entri in quel giochetto lì è difficile uscirne, purtroppo. Boost One è bello anche quello, sì, è molto bellino. Ma penso che abbiano fatto più o meno tutti in copia e incolla negli ultimi anni, perché cambiano solo i nomi certe volte. Boost One lo provavo anch'io, è veramente molto bello. Infatti quasi quasi ci torno. E ognuno ha sempre i soliti temi. Io direi che se non ci sono altre domande, possiamo tranquillamente chiudere qui la serata. Ringraziare Stefano per la sua disponibilità, come sempre. Grazie a voi. E l'appuntamento, vi ricordo, è per tra due mercoledì, quindi il 17, dove avremo Italo Vignoli di Libritalia per parlarci di Open Document Format. E quindi, come al solito, stesso link di questa sera come stanza, come servizio di videoconferenza, e stesso orario dalle 9. Bene, eventualmente potete, per informazioni relative ai possibili corsi o approfondimenti, laboratori, eccetera, eccetera, potete scrivermi anche via mail a promozione@pnloop.it. Ok? Bene. Un saluto a tutti, allora, di nuovo grazie a Stefano e ci vediamo tra due mercoledì. Ciao a tutti e buona serata. Arrivederci.